Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi come realizzare un simpatico costume da sushi perfetto per i bimbi un po' più piccolini. Allora, vediamo che cosa ci serve. Pannolenci arancione, nero, bianco e rosso, forbice, del velcro, del nastro di raso bianco o panna, due spille da baglia, del filo di spago, una penna nera, un cuscino rettangolare piccolo e della colla a caldo. Prima di tutto ho ritagliato due rettangoli di feltro arancione leggermente più grandi del mio cuscino e andrò a creare una federa. Quindi passo la colla a caldo sui tre lati e andrò ad incollare. Lasciando quindi l'apertura in fondo. Una volta raffreddata la colla, andremo a capovolgere la nostra federa. Ecco fatto, in questo modo l'incollatura rimane all'interno. Ora inseriamo il nostro cuscino. Ora andremo a chiudere l'ultimo lato. In questo modo, quindi vado a fermare la stoffa con una spilla da baglia. A questo punto andrò a passare della colla a caldo. Quando sarà raffreddata, tolgo le spille da baglia e poi vado ad aggiungere della colla anche in questi punti. Ora andiamo a fare la coda del nostro onigiri. Quindi prendo un pezzo di spago e lo posiziono circa a tre quarti del cuscino. Tiro e faccio un nodo. A questo punto andremo a creare le punte. Faccio lo stesso per l'altro lato. A questo punto sposto il primo spago per eliminare la pancia. E lo avvicino il più possibile verso la codina. Ed ecco fatta la nostra codina. Ora andiamo a aggiustare un pochino gli angoli in cima. Quindi lo piego e lo vado a fissare di nuovo con la spilla a baglia. Quindi prendo del nastro di raso, il mio è panna, ed andrò a incollare tante strisce in obliquo. Vado a tagliare via il nastro in eccesso. Ora andremo a preparare una fascia per far sì che il bimbo possa indossarlo. Ho tagliato una striscia di pannolenci nero. Andrò a fare un orlo semplicemente piegando circa un centimetro di tessuto e fissandolo con la colla a caldo. Una volta fatto l'orlo da entrambi i lati, andremo a fissare il nostro velcro nero. A questo punto prendete la misura della vita del vostro bambino, così saprete dove posizionare dall'altra parte il velcro più morbido. Ora andremo a fissare la nostra cintura sul nigiri che abbiamo preparato prima. Quindi semplicemente lo vado a posizionare al centro e lo fisso con un po' di colla. In questo modo il nostro nigiri è pronto per essere indossato. Possiamo anche realizzare una piccola fascia da fare indossare al nostro bimbo. In questo caso ci servirà il feltro bianco, quello rosso e una penna nera. Ho ritagliato anche un cerchio rosso al pannolenci rosso e andrò a fissarlo al centro. A
Ai lati possiamo scrivere magari delle lettere giapponesi oppure qualche simbolo che più vi piace. Una volta decorato andremo a fissare anche qui del velcro in maniera che il bimbo possa indossare la fascia.